Dopo averci concesso una prova esclusiva in quel di Montreal, Ubisoft ci ha nuovamente invitati a provare con mano Watch Dogs, questa volta a Parigi e in compagnia della stampa italiana e internazionale. Circa 3 ore di prova diretta di una versione PlayStation 4 ormai molto vicina alla chiusura dei lavori, in occasione dell'uscita fissata per l'oramai prossimo 27 maggio. C'è un controsenso nel game design che caratterizza Watch Dogs. A fianco di quella che promette di essere e a tutti gli effetti ci è apparsa come un'esperienza libera, c'è un mission design assolutamente rigoroso e calcolato. Potrebbero apparire come due filosofie in netta controtendenza, ma è proprio questa convivenza a rendere a suo modo unica l'esperienza offerta dal gioco. La Chicago di Ubisoft Montreal è un vero e proprio calderone di attività che non mancano di interessare e incuriosire il giocatore. Aprire la mappa interattiva in qualunque momento significa trovarsi di fronte ad una scelta vastissima. Sebbene la libertà non venga meno neanche durante lo svolgersi delle singole missioni, un'analisi attenta del level design porta a rendersi conto di come nulla sia stato posizionato a caso all'interno delle ambientazioni. Telecamere di sicurezza, dissuasori del traffico, semafori, ponti mobili, saracinesche. Gli sviluppatori sembrano aver analizzato con cura ogni centimetro della grande mappa urbana, cercando di prevedere tutte le possibili mosse del giocatore. Ecco quindi che quel matrimonio apparentemente impossibile tra senso di libertà e level design calcolato diventa improvvisamente chiaro e funzionale. Armandosi a dovere di esplosivi e fucili d'assalto, si possono risolvere molte situazioni con tonnellate di piombo, oppure scegliere di procedere senza esplodere un colpo o quasi. Le chance offerte dallo smartphone di Aiden, che gli permette di controllare a piacere una buona parte dell'infrastruttura tecnologica della città, non sono assolutamente un semplice vezzo. Affrontare la situazione ad armi spianate significherà trovarsi di fronte a sfide quasi insormontabili. Utilizzare dunque a proprio favore l'hacking diventerà una vera e propria necessità, l'unico modo di portare a termine le missioni. A livello di qualità della scrittura, le fasi di gioco da noi provate ci hanno pienamente soddisfatto. Non solo Aiden è un personaggio credibile, mosso da motivazioni apparentemente plausibili, ma i comprimari che gli orbitano attorno appaiono, se possibile, ancor più interessanti. Chicago non è solo un parco giochi a disposizione del giocatore, ma anche un luogo verosimile e reattivo. Estrarre una pistola in mezzo alla strada significa scatenare il panico. Una sparatoria attira inevitabilmente decine di macchine della polizia e porta la faccia di Aiden in primo piano sui notiziari di tutta la città. Forse proprio per questo gli sviluppatori hanno deciso di inserire una componente più spensierata nel gioco, sotto forma di attività secondarie da svolgere in città, che si presentano come app sul cellulare di Aiden. Potrete ritrovarvi a inseguire monetine di mariesca memoria grazie alla realtà aumentata, oppure perdere i sensi e risvegliarvi nei panni di un enorme ragno meccanico, e scoprire di poter devastare completamente la città, non senza skill dedicate da sbloccare e livelli consecutivi sempre più difficili. Oppure darvi a passatempi meno tecnologici, come una gara di bevute con i locali, intervallata da qualche partita di poker e scacchi. Sul comparto grafico di Watch Dogs si sono già spesi fiumi di inchiostro e non ribadiremo qui alcuni degli aspetti più ovvi. Quella demo incriminata del 2012 girava su un PC di fascia alta, che nell'ottica degli sviluppatori doveva riprodurre caratteristiche di una next gen che al tempo non era stata nemmeno ancora annunciata, e l'odierna versione PlayStation 4 non gode del medesimo grado di pulizia ed effettistica. Ciononostante, la versione da noi provata ha messo in scena una Chicago credibile, illuminata magnificamente e molto dettagliata. La natura cross-gen del progetto semmai la si nota in alcuni dei modelli poligonali, evidentemente non ricchissimi, e dal pop-up di alcuni altri elementi, abbondantemente compensati dalla mole di dettaglio che caratterizza ogni scena. In altre parole, c'è sempre un particolare che contribuisce ad arricchire ogni inquadratura e a renderla viva. Il tutto con un framerate ancorato ai 30 fps, senza evidenti cali. Watch Dogs ci ha sinceramente impressionato, avvolgendoci con una storia convincente, decine di attività da completare e soprattutto un gameplay che riesce a trasmettere una grande libertà d'azione senza però dimenticare di fornire al giocatore tutti gli strumenti per controllare ogni aspetto delle varie situazioni. L'impressione che queste 3 ore ci hanno lasciato è che dalle vie di Chicago sarà difficile staccarsi, tante sono le attività proposte e gli approfondimenti concessi, che si tratti di sfidare la polizia nei panni di un ragno meccanico o di sbirciare nelle case altrui in cerca di informazioni. E per un free roaming questo significa aver colto nel segno.